Davide, allora, tutto bene? Sì, tutto bene, anche se settimana è andata, dai. Mi è arrivato un pacco, non ti dico di quale azienda, potresti anche indovinarlo, però mi devi dire di che scarpa si tratta, quanto pesa e soprattutto quali sono le caratteristiche della scarpa stessa. Sei pronto però a Va ricevere bene, dai, il sono pronto, dai, vai. pacco? Vai! Questo è bello grosso di Ti pacco. devi mettere la bandana, eh? Ci mettiamo una bandana questa volta e vediamo cosa c'è dentro. Dovrebbero esserci anche dei vestiti e poi magari te li faccio provare. Ah, ok. Qua sicuramente questi dovrebbero essere vestiti. Guardiamo poi dopo. Questo non so cosa sia. E qua c'è un pacco di della scarpa in sé, penso, sì. Ok. Quanto pesa questa scarpa? Ma al carbonio? Come peso sembra abbastanza alto. Piegarsi si piega abbastanza, ma non tantissimo. E però si sente forse una mezza piastra, qualcosa. Non Sì, so. però non è detto che sia con il carbonio. Sì, magari una piastra, quella in plastica. Non lo E quindi secondo te di che marchio si tratta? Magari tocca il battistrada e... so. Sai che non ho idea, stavolta mi hai colto impreparato. No, non è Brooks, è più orientale. Orientale, di orientale cosa c'è? Mizuno? Non lo È so. Mizuno, è Mizuno, Mizuno. ok. Ma peso, questo sembra altino, 2,80, 2,90, non lo Dopo lo proviamo con la bilancia, ma che scarpa è? so. La nuova Wave Inspire, un'ottima scarpa. Sì, sembra da lento, comunque c'è tutta la zona plasticosa in mezzo, si Sì, piega è una abbastanza. scarpa, la Wave Inspire 20 per pronatori che comunque ha davvero un'ottima tecnologia a livello di stabilità. Adesso ti suggerisco di fare una cosa, un po' di brainstorming e poi dopo la proviamo e mi dici cosa ne pensi. Va bene, dai, proviamo subito, vediamo. Allora, Davide, prima domanda dopo averla utilizzata. Innanzitutto il giubbottino mi sembra carinissimo. Sì, no, questo che ci ha messo davvero bello. Sì, in tinta con la scarpa, poi grigio grigio, bello. Io mi sono messo quello termo, solo questo adesso si sta davvero bene. La scarpa quindi quanto pesa? La scarpa, abbiamo visto prima, pesa 300 grammi, quindi comunque un peso per una scarpa da lento. Sì, comunque un po' pesantina, però vabbè, ci sta, è una scarpa da pronatori. Primo impatto l'ho sentita bella duretta, bella stabile, assolutamente, con un mega inserto qua interno. Primo appoggio comunque super, super stabile. Non mi piacciono particolarmente a me le mescole dure, però nel senso quelle sono idee personali, però comunque rimane una super scarpa per sicuramente pronatori belli. Belli accentuati. Questa scarpa secondo me può essere anche adatta a chi pesa 100 kg perché è davvero molto ben carrozzata. Sì, super mescola tutta in giro, sicuramente per i pesi anche belli alti è ottimo, poi è super protetta anche tutta la tomaia, è super bella imbottita, linguetta paffuta. A livello di numero cosa dici? Stesso numero o mezzo numero in più? Livello numero, vabbè, la roba lì di in casa Mizuno, che il US 9 corrisponde al 42, però comunque il numero è quello, nel senso non ho avuto problemi né davanti né dietro, sono trovato bene col mio numero, quindi è giusto. Come hai visto la tomaia e i lacci? Ma la tomaia, bella, nel senso traspirante davanti, ma allo stesso tempo dietro un po' più imbottita per proteggere un po' tutta la zona, forse un po' rigida la conchiglia dietro, solo la parte sopra si smuove un attimo, però comunque ci sta. Mentre i lacci soliti, piatti, il nodo si è fatto su abbastanza bene, quando ho tirato veniva bene tutta la linguetta dietro di conseguenza. E comunque bella imbottita anche davanti, nessun problema nella zona metatarsale, quindi no, quella classica allacciatura bella, bella stringente, non male, ottimo. Invece a livello di intersuola abbiamo visto che c'è l'Enerzi nella parte superiore e invece un'intersuola un po' più dura nella parte inferiore, quindi la sensazione comunque si è dura, però si è ammorbidita rispetto invece ai modelli precedenti. Sì, comunque bella duretta, ma con l'Energy
sopra, è leggermente più morbida e poi comunque l'inserto lì sicuramente la rende leggermente più duretta, però vabbè, ci sta, è una scarpa da pronatori, ottima secondo me per chi prona, ma allo stesso tempo anche per chi è tanto pesante. Quindi bisognerebbe leggere un po' le specifiche, questa non è una recensione ma solo la prima impressione, sembra che questa piastra Wave possa comunque dare una stabilità ulteriore, dovrebbe essersi anche allargata rispetto a quelle dei modelli precedenti. Comunque è bella, bella rigida, davanti si piega sì ma non tantissimo. Invece come hai visto il battistrada di questa scarpa e cosa ne pensi nei cambi di direzione? Battistrada secondo me è un plus di questa scarpa perché è davvero fatto bene, con dei super tacchetti belli alti, belli spessi, quindi ti permettono di fare davvero tanti chilometri, la suola rimane ancora bella, bella integra, poi tanti tacchetti anche nella zona laterale del tallone dove si appoggia. Quindi no, su sterrato, su terra battuta così dovrebbero tenere bene e anche in questa stagione invernale con l'asfalto umido nei cambi di direzione secondo me è una delle scarpe in circolazione con più grip in assoluto. Poi vabbè, ovvio, è da testare, però così a primo impatto sembra davvero top. Sì, poi l'ultima cosa che ti chiedo, secondo me a livello di durata dovrebbe essere molto molto durevole per tutte le caratteristiche che hai illustrato. Sì, tra il battistrada, la mescola super dura, comunque bella consistente e tutto, la tomaia ben cucita, la linguetta e tutto, secondo me azzarderei anche quasi 1000-1100 km, poi ovvio dipende un po' dal peso e da che ritmi ci fate, però mi sembra bella durevole come scarpa, sì. Io direi che potrebbe essere una scarpa anche per chi volesse iniziare a correre. Ovviamente siamo stati tutti, almeno io, in sovrappeso quando abbiamo iniziato oramai 20 anni fa, 15 anni fa, però penso che sia una scarpa che possa essere adatta anche a chi volesse iniziare. Sì, assolutamente, una scarpa comunque stabile, che ti permette di correre nel bosco e tutto, traspirante, morbida, tutta la zona della cucitura così, quindi sicuramente una scarpa per un ottimo inizio. Poi ovvio anche lì bisogna vedere sicuramente prima se si prona o no, perché magari per chi non prona avere questo sostegno in mezzo magari può dar fastidio, poi ovvio gli sta un po' al runner a decidere cosa fare, però sicuramente è un'ottima scarpa per i principianti o chi vuole iniziare a correre. Va bene Davide, nei prossimi giorni faremo la recensione completa, questa la devi fare assolutamente con me, ci sentiamo e ci vediamo alla prossima. Va bene Massi, dai, vediamo, proviamola subito questa scarpa, dai, alla prossima, ciao!